ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come potete vedere, c'è la tuta, c'è anche il cerchio, perché oggi, visto che non si può uscire, non si sa quando finirà questa influenza che ha invaso l'Italia, non solo, mi approfitto per farvi vedere degli esercizi che potrete fare tranquillamente stando a casa. Chiaramente io non so, diciamo, se avete spazio, come è strutturata la vostra casa, però penso che gli esercizi che vi andrò a mostrare non dovrebbero esserci problemi. Per prima cosa ci mettiamo giù, inginocchiati, così in questo modo, questo braccio teso, e con quest'altro andiamo a far ruotare il cerchio in questo modo, tenendo ben tese le dita, come potete vedere. Adesso facciamo la stessa cosa ma davanti a noi, quindi braccio sempre teso e questo così. Adesso ci alziamo, ci mettiamo sulle punte perché è importante anche far lavorare le punte, in questo modo come sto facendo io, e facciamo la stessa cosa stando però in piedi. Quindi, prima così, poi avanti. Adesso farò degli esercizi solo per chi ha un po' più di spazio a casa, quindi non sono proprio per tutti. Cioè fare così. E poi riprenderlo, ve lo faccio vedere e riprenderlo. Adesso facciamo ruotare il nostro cerchio, questo è anche un esercizio più complicato, diciamo, alla nostra caviglia. La metto sul tappeto in questo modo. Ve lo faccio vedere. Adesso andiamo a fare dei saltelli al nostro cerchio. E adesso dei saltelli alternati. O perlomeno io li chiamo così. Cioè sono così. Ve lo faccio rivedere. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Il prossimo video che uscirà sarà il nastro, quindi ci rivediamo domani per un altro appuntamento su questa rubrica. Ciao ragazzi!